La follia dei gigli di Maria Sofia Mormile. Siamo a Versailles nella primavera del 1774. Il re Luigi XV muore di vaiolo, per una serie di circostanze a succedergli però, anziché Luigi XVI come vorrebbe la storia, è il fratello minore Charles. Il passaggio dello scettro e i mesi che seguiranno sono narrati dal punto di vista di quattro principi del sangue, tutti giovanissimi e appartenenti alla grande e ramificata famiglia dei Borbone: Philippe, Romy, Henri e lo stesso Charles, che diventerà sovrano come Carlo X. A turno questi quattro personaggi raccontano i propri tormenti, i propri desideri, il proprio mondo interiore e la propria quotidianità, fatta di feste, incontri ufficiali e non, dispetti e scaramucce all'interno della corte, amori non sempre corrisposti e simpatie e antipatie che si intrecciano e si sciolgono perpetuamente. Tutto avviene in famiglia e, come si dice nella sinossi, la vera rovina è in famiglia. Più che di una trama si può parlare di movimenti. In particolare l'amore appassionato e scandaloso tra Charles e la cognata Marie Antoinette, che diventerà, infrangendo la storia, sua moglie. Col sottofondo di un contesto storico vividamente reso nei suoi riti e nei suoi usi, i protagonisti emergono come figure moderne, aspetto sottolineato dal loro libero e attualizzato linguaggio. Eroi capricciosi, che vivono la nobiltà e la ricchezza insieme come un fatto dovuto e una gabbia, al di fuori della quale peraltro non saprebbero vivere. Il romanzo, ma avrebbe tranquillamente potuto proseguire, si interrompe nel 1776, 13 anni prima della presa della Bastiglia e della Rivoluzione, che sin dai primi capitoli incombe sulle aspettative del lettore. Ma a farci intuire che lo schianto sarebbe stato inevitabile è proprio la minuziosa descrizione della bolla in cui vivono i protagonisti. Non hanno la minima coscienza di cosa accada al di fuori di essa, nella Francia reale. La loro unica realtà è la corte. Il romanzo, con le sue variazioni rispetto alla cronaca nota, si sviluppa con una genuinità e una freschezza straordinarie rispetto a soluzioni più facili ma didascaliche. Sicuramente un azzardo coraggioso.